rischiano di rimanere senza lavoro i 30 dipendenti del consorzio barese Universus. La scuola di management è a rischio chiusura. Filcamp e Nidil chiedono di evitare la liquidazione volontaria. È nata a Bari la casa del futuro, si chiama Essony Shine, ecosostenibile, antisismica, costa 100.000 euro, consuma il 90% di energia in meno. La CGIL di Bari per la prima volta media partner di un film corto dal titolo Teresa Dondolava, che parla di disabilità e di degrado delle periferie urbane. A Bari il 18 gennaio la prima, la presenta Sanna Camusso. Ben ritrovati su CGIL Bari TV. In apertura del nostro settimanale, la situazione delicata dei 30 lavoratori del consorzio barese Universus. La scuola di management è a rischio chiusura, i Filcamps e Nidil chiedono di evitare la liquidazione volontaria, proprio per evitare che il consorzio chiuda. I particolari in questo servizio. 30 famiglie rischiano di restare senza lavoro, nello specifico sono 11 i dipendenti di Bari, uno di Lecce, uno di Altamura, oltre agli atipici a vario titolo tra Coco Pro e partite IVA. 8 a Bari, 1 a Corato, 2 a Brindisi, 2 a Lecce e 2 a Foggia, che rischiano di perdere il posto perché il consorzio barese Universus ha fatto ricorso al commissario liquidatore, dato il netto peggioramento della condizione economica legata anche alla riduzione del fondo consortile. Debiti per 2 milioni e 65 mila euro. Stiamo parlando di una scuola di management con sede a Bari, ma che opera in Puglia da oltre 37 anni. Ci sono problemi di liquidità, gli stipendi non vengono pagati da 6 mesi. La difficoltà più grossa che noi lavoratori stiamo subendo in questo momento è proprio il fatto di non percepire gli stipendi in maniera regolare e abbiamo appunto ci mancano 6 mensilità ad oggi. E, nonostante questo, perché crediamo in questo consorzio e nelle sue capacità e sul suo valore nel territorio, stiamo aspettando fiduciosi nella possibilità che il consorzio possa riprendersi e possa continuare a dare il suo valore aggiunto nel territorio regionale. I soci del consorzio, ovvero Università di Bari e del Salento, Politecnico, Comune e Banca Popolare, avrebbero espresso la volontà di chiudere baracca e salvare il salvabile. Filcamps e Nidil invece chiedono di evitare la liquidazione volontaria che porterebbe alla chiusura del consorzio. Noi stiamo cercando oggi di richiamare chi ci governa alle proprie responsabilità. Questa è la cosa per noi importante, lo stiamo facendo anche attraverso una serie di iniziative personali, come per esempio la creazione di una commissione che si concretizza con un gruppo su Facebook che si chiama Save Universus. A tal punto io cerco di cogliere questa opportunità per invitare tutti coloro che ci conoscono, che hanno lavorato con noi, i nostri ex allievi, i nostri amici, le persone che hanno condiviso con noi un percorso, una strada, a sostenerci come già stanno facendo. Quello che noi chiediamo è che le decisioni vengano prese al più presto, speriamo in maniera positiva. La Casa del Futuro è nata a Bari, si chiama Essence Shine, ecosostenibile, antisismica, costa 100.000 euro e consuma il 90% di energia in meno. È stata progettata dalla Facoltà di Architettura del Politecnico in collaborazione con il Formedil, la scuola di formazione dell'edilizia. Tutti i particolari nel nostro servizio. È nata a Bari la Casa del Futuro, si chiama Essony Shine, è ecosostenibile, antisismica, costa 100.000 euro ed è grande 100 metri quadrati, consuma il 90% di energia in meno e quindi le bollette in un anno non superano i 100 euro. È costruita con materiali naturali, biocompatibili e riciclabili, progettata dalla Facoltà di Architettura del Politecnico in collaborazione con il Formedil, ente per la formazione professionale in edilizia della provincia Bari e Bari. Questa Casa del Futuro è anche il risultato delle sinergie scientifiche con la Scuola Nazionale Superiore di Architettura di Parigi. Da 3 anni ormai la Scuola Edile, il Formedil e la Facoltà di Architettura collaborano su vari fronti per promuovere la ricerca e per promuovere anche la formazione professionale per i giovani operai ma anche per i giovani architetti. Quest'anno abbiamo fatto un salto di qualità e quindi abbiamo ospitato il cantiere scuola, che è il cantiere del prototipo della casa sostenibile che vedete qui nella nostra struttura.
e abbiamo collaborato insieme al Politecnico a creare un'attenzione forte intorno a questo progetto, perché pensiamo che l'idea di una casa bioedile ed è completamente ecosostenibile, che valorizzi i materiali del territorio, possa giocare in futuro una carta molto importante rispetto per esempio all'ormai consolidata ricerca e produzione di edifici ecosostenibili, però di natura più nord europea, incentrati sul legno. Invece questa è incentrata sulla pietra, che è un prodotto del territorio. La casa del futuro non utilizza impianti di riscaldamento tradizionali come termosifoni e caldaie, perché sfrutta il calore degli occupanti e degli elettrodomestici, quello che deriva dall'irraggiamento solare trasmesso dalla finestra. Il tetto a forma di sella a doppia curvatura, come una lente, concentra i raggi solari in un punto, massimizzando la resa dei pannelli fotovoltaici a energia solare. Si tratta di una casa mediterranea, perché appunto costruita con pietra pugliese, per dare una risposta alla casa altoatesina costruita in legno. Partire dal territorio, utilizzando i materiali del territorio, utilizzando la ricerca del territorio, quindi l'università, ma anche, perché no, le competenze poi sia delle imprese nostre del territorio, ma anche dei nostri lavoratori, per fare un prodotto nuovo, un prodotto che possa essere competitivo non solo a livello nazionale, ma noi ci auguriamo anche a livello mondiale. Difatti questa è una casa che sarà presentata anche alla prossima fiera proprio sul risparmio energetico. È chiaro che questo consente a noi, a Bari, alla Scuola Edile di Bari intanto, anche e alle nostre università, di come posso dire, mettersi un po' un fiore all'occhiello. Siamo primi rispetto a questi progetti. Abbiamo una grande competenza, la stiamo dimostrando, e ci auguriamo che poi vada anche in termini di realizzazione finita, vada in porto e funzioni. Cosa significa il nome Estony Shine? Per l'appunto, Estony Shine è un gioco di parole molto carino, perché richiama la luce del sole, quindi la luminosità prodotta, quindi l'energia solare prodotta, valorizzando la capacità di isolamento termico del materiale tradizionale, quanto altri mai, del nostro territorio, cioè la pietra, sia nella versione leccese, per la verità anche nella versione barese. Quindi una casa di pietra solare sostanzialmente sarebbe il gioco di parole. La CGIL di Bari per la prima volta media partner di un film corto dal titolo Teresa Dondolava, tratto dall'omonimo racconto di Nicky Persico, che parla di disabilità e di degrado delle periferie urbane. Venerdì 18 gennaio alle 15.30 al Cineporto di Bari sarà il leader della CGIL nazionale, Susanna Camusso, alla presenza del segretario generale della CGIL di Bari, Pino Gesmundo, e del segretario generale della CGIL Puglia, Gianni Forte, a tenere a battesimo il cortometraggio presentato per la prima volta alla stampa unitamente al brano omonimo creato dai Camillo Re per la colonna sonora. Azione! Oh, nessuno va a dire che Teres tre. Teres, dondoles. È la storia di un boss di quartiere che, vergognandosi della sua bontà d'animo, aiuta segretamente una ragazza diversamente abile maltrattata dai genitori. Ambientato in una periferia degradata, Teresa Dondolava è il titolo del cortometraggio tratto dall'omonimo racconto di Nicky Persico, che pur con licenza artistica diffonde un messaggio positivo e scandaglia le dinamiche sociali più degradate. Cosa ha ispirato la penna di questo breve racconto trasformato poi in un corto? Cosa ti ha spinto a raccontare di come Teresa e di quei tanti occhi, prima chiusi o incuranti, che hanno bisogno dell'imperativo di un boss per trasformare il dispregiativo tremare in un amorevole dondolare? Beh, paradossalmente questo racconto prende le mosse da un fatto realmente accaduto quando avevo circa 15 anni. Ho vissuto parzialmente la scena di vedere una ragazza disabile maltrattata davanti ai miei occhi. Mi è rimasta impressa e qualcosa me lo deve aver evocato negli anni, e un giorno mi è venuto in mente di scrivere questo racconto. In questa chiave di lettura la CGIL di Bari ha individuato il senso del proprio intervento al fine di sottolineare il proprio ruolo di riferimento sociale e contribuire a sensibilizzare la società tutta al riconoscimento di valori come la solidarietà concreta, l'assistenza a chi ne ha più bisogno, da sempre principi di riferimento di tutta l'intera struttura della CGIL.
Mettere in scena sfumature di buoni sentimenti coperte con strati magmatici di equilibri mafiosi, vincoli sociologici, degrado imperante e possibilità di uscirne vicine allo zero è davvero una grande sfida. Quale pagina, passaggio o semplicemente parola di questo breve racconto ti ha colpito, è stato determinante nel decidere di puntare su questa storia così vera, così ricca di speranza? La frase che mi ha colpito di più, per la quale poi ho deciso di scegliere di girare questo cortometraggio, questo film corto, è una frase che dice il boss ad un suo scagnozzo guardando Teresa ormai pulita e sistemata. Lui chiede allo scagnozzo: ma secondo te Teresa trema? Lui risponde di sì e lui, guardandolo negli occhi, gli dice: Teresa non trema, Teresa dondola. È arrivato il momento di accorciare le distanze e di mettere a disposizione la nostra competenza anche utilizzando nuove forme di comunicazione. E questa è la principale ragione, ha detto il segretario generale della CGIL di Bari, Pino Gesmundo, che ci ha portato a fornire il nostro supporto a chi usa il linguaggio delle immagini per raccontare una dura realtà che noi viviamo a fianco dei cittadini e cerchiamo quotidianamente di migliorare attraverso il nostro supporto a lavoratori, pensionati, giovani e diversamente abili, per i quali esiste un'apposita struttura al nostro interno che si occupa della tutela dei lavoratori con disabilità. Se Teresa esistesse davvero e ti capitasse di incontrarla, c'è qualcosa che vorresti dirle? In realtà Teresa esiste. Esiste in tutte le persone disabili, non autosufficienti, disagiate. E da dire c'è poco, però c'è molto, molto da fare. Venerdì 18 gennaio alle ore 15.30 al Cineporto di Bari sarà il leader della CGIL nazionale, Susanna Camusso, insieme al segretario generale della CGIL di Bari, Pino Gesmundo, e al segretario generale della CGIL di Puglia, Gianni Forte, a tenere a battesimo il cortometraggio Teresa Dondolava, presentato per la prima volta alla stampa unitamente al brano omonimo creato dai Camillo Re per la colonna sonora. Davide Ceddia, tu sei stato scelto come interprete principale maschile. La sera stessa in cui leggi il racconto componi la canzone che poi sarà prodotta dal gruppo Camillo Re, che ha creato tutta la colonna sonora del cortometraggio. È la prima volta che un racconto si trasforma in musa ispiratrice per la nascita di una canzone? La musica e le parole spesso nascono da uno stato d'animo della vita reale, la fantasia e anche quello che gli attimi che viviamo. La sera che ho letto il racconto di Nicky Persico ho sentito una vibrazione che abbiamo poi trasformato in musica appunto con il mio gruppo Camillo Re. E anche il titolo, che contiene in sé una musicalità, Teresa Dondolava, e quindi questa è stata una forte ispirazione. Ognuno di noi incontra un indefinito numero di persone nell'arco della propria esistenza. Bene, termina qui questo nostro appuntamento, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGIL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Il settimanale di approfondimento va in onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata, tutte le mattine intorno alle 7.40, in replica alle 23.40 circa. Buon proseguimento, arrivederci.